Nella mattinata del 19 dicembre, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Piazza Armerina hanno notificato il provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a due uomini, un 58enne ed un 65enne, indagati per reati inerenti alla falsa attestazione in servizio e la truffa aggravata ai danni dello Stato. In particolare, l'attività di indagine espletata dal personale dell'OIGOS e della polizia scientifica del commissariato di pubblica sicurezza di Piazza Armerina faceva emergere come i due dipendenti del comune di Val Guarnera, durante l'orario di lavoro, abbandonavano il proprio posto di servizio per recarsi a sbrigare faccende di natura personale. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica Stefania Leonte, si sono avvalsi del supporto di un amico camera che ha registrato le timbrature dei dipendenti comunali e delle peculiari tecniche di appostamento e pedinamento, riuscendo a filmare e registrare il comportamento illecito dei due soggetti. I poliziotti appuravano come durante il turno i due dipendenti si allontanavano dal posto di lavoro per periodi di tempo più o meno prolungati per recarsi a casa, andare a fare la spesa, accompagnare i familiari e per altre attività di natura strettamente privata. Uno dei due, mentre risultava presente in ufficio, usciva per portare il proprio gregge di ovini al pascolo in una campagna non distante dalla sua abitazione. Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli inquirenti per far emergere eventuali ulteriori profili illeciti in capo ad altri funzionari comunali.